Benvenuti a una nuova lezione di Functional in diretta dal salotto di casa mia. Oggi faremo un allenamento a coppie o a due. Naturalmente chi vive a casa da solo può farlo comunque, perché farò vedere degli esercizi sostitutivi da fare singolarmente. Mi presento, sono Deyla Boni del Gymnasium di Villafranca, abito a Verona. Oggi farà gli esercizi con me Alice. Ciao! E speriamo di divertirci tutti insieme. Fatemi sapere i feedback se si vede, si sente bene. Poi facciamo ancora 4-5 minuti di presentazioni e iniziamo la lezione di oggi. Ciao Giulia, ciao Marianna, ciao Elisa, ciao Giulia. Siete pronti a sudare? Io no. Allora, la lezione di oggi sarà strutturata in 1, 2, 3, 4, 5 lavori Tabata, 3 lavori da 4 minuti Tabata e 2 lavori da 6 minuti. Si lavora 20 secondi e si riposa 10 secondi. Gli esercizi si potranno fare a coppie, quindi così vi potete divertire con la persona che avete in casa con voi, oppure anche semplicemente da soli se state passando questa quarantena, tra virgolette, single. Ok? Siete pronti? Sono le 16:27, aspettiamo ancora qualche minuto che si colleghino più persone. Ciao Vilio! Sei pronta, Ali? Sì. Prontissima, direi. Fai un po' di riscaldamento da sola. Allora, per il workout di oggi, a parte se avete un compagno con cui fare gli esercizi, ma si possono fare tranquillamente anche da soli, lo ripeto per chi si è collegato adesso, servirà il tappetino, se ce l'avete, o va benissimo anche il tappeto di casa. Ciao Siri, carica! Ciao Raki! Se non avete, se avete appunto, come dicevo, il tappeto, altrimenti va bene quello di casa, e un manubrio oppure un peso qualsiasi, che può essere una bottiglia o un altro oggetto, perché lo dovremo utilizzare in due esercizi. Dicono che la Alice è super carica. Sei carica? È un po' emozionata, diciamo. Ciao Giada, ciao Andrea. Allora, per chi si è collegato adesso, perché mancano ancora 1-2 minuti all'inizio della lezione, oggi faremo una lezione di funzionale, quindi la maggior parte sarà a corpo libero. Se avete la possibilità di fare allenamento con un'altra persona in casa, benissimo, così vi divertite di più. Ma se non c'è un'altra persona, vi farò vedere gli esercizi sostitutivi da fare anche da soli, quindi possiamo fare lo stesso il workout di oggi. Come dicevo, avremo 2 Tabata da 6 minuti, 3 Tabata da 4 minuti, 20 secondi lavoro, 10 secondi riposo. Inizieremo con un riscaldamento e poi alla fine faremo scarico della colonna e stretching. In tutto durerà circa 45 minuti il collegamento. Ciao Marta! Ok, siamo quasi pronti, tra poco iniziamo col riscaldamento. Si sente la musica e la voce? È tutto ok? La luce, si vede bene tutto? Fatemi sapere qualche feedback, scrivetelo lì nei commenti, che così so che posso partire tranquillamente. Ciao Alessandro, ciao Alessia! Sei carica? Ciao Ivan! Ciao Pasquale! Ok, iniziamo col riscaldamento. Benissimo! Allora, braccia tese, solleviamo le braccia vicino alle orecchie, scendo dietro, inspiro quando salgo, fuori l'aria quando scendo.
lo facciamo lentamente cercando la massima espulsione di movimento. Inspiro e fuori quando uscendo. Inspiro bene e fuori. Iniziamo dall'alto per poi andare a scaldarci anche la parte inferiore. Vediamo i commenti se va tutto bene. Ok, benissimo. Adesso braccio avambraccio 90 gradi, scendo giù verso il basso mantenendo i gomiti in linea con le spalle. Butto fuori bene l'aria e inspiro. Sempre l'addome deve essere contratto, non devo spanciare. Andiamo, salgo, vado dietro e scendo, inspiro, dietro e scendo, fate il movimento più ampio possibile, ottimo, benissimo, vengo a vedere ancora se va tutto bene, visto che siamo all'inizio, ok, perfetto, bene, adesso... Se siete, se lavorate a coppie, lo fate a coppie, altrimenti si può fare da soli anche in equilibrio. Allora, ci mettiamo uno di fronte all'altro con le mani appoggiate e slanciamo lateralmente la gamba. Ve lo faccio vedere se siete da soli in equilibrio, slanciamo la gamba. Apro e chiudo, ve lo faccio vedere anche frontale. Senza dare il calcio alla lice. Ok? Quindi andiamo, prima iniziamo con una gamba, slancio, ok, cambio, l'altra gamba, benissimo, recuperiamo un attimo, adesso sempre. Per chi ha la coppia lo facciamo a coppie, per chi non ha la persona in casa con cui fare gli esercizi lo può fare tranquillamente da solo. Ci mettiamo un po' più spostati rispetto al fronte, quindi slancio la gamba frontale. Ok, naturalmente chi è a casa da solo lo fa in equilibrio, senza appoggiarsi possibilmente. Se avete bisogno di appoggiarvi, vi potete appoggiare con una mano da qualche parte, ok? Cambiamo lato, con l'altra gamba, ok, benissimo, adesso scendiamo in accosciata, piedi larghezza delle spalle più o meno, scendo e vado a destra e sinistra, spalle belle aperte, guardo avanti, mobilizzo a destra e sinistra senza staccare i piedi dal suolo. Vengo a vedere se va tutto bene. Sì, sì. Ciao Alberto, benissimo, tutto bene. Ciao Anna Silvia. Ok. Benissimo, in piedi. Gambe divaricate. Scendiamo giù da una parte e noi andiamo prima a sinistra. Piedi paralleli. Scendo giù, una gamba è sempre tesa, l'altra è sempre piegata, il ginocchio guarda dritto, scendo, salgo e vado dall'altra parte, inspiro e fuori, quando scendo cerco di allungare sempre un po' di più l'adduttore, inspiro, salgo, guardo sempre avanti, ultimi due, uno a destra e uno a sinistra. Ok, benissimo, abbiamo finito il riscaldamento, adesso iniziamo con il primo Tabata, sono 6 minuti, gli esercizi sono 4, quindi andremo a fare 3 giri di questi 4 esercizi, ok? Allora, primo esercizio, ci posizioniamo per chi ha la coppia, uno davanti all'altro, cercate di lasciare più o meno mezzo metro di distanza. Dobbiamo tenere la posizione di plank, quindi l'addome bello contratto, non devo andare né a spanciare né a salire col sedere. Vai.
esercizio con il peso di cui vi ho parlato prima. Se non avete il peso è lo stesso, lo possiamo fare anche a corpo libero. Schiena contro schiena, lasciamo 20 cm da una persona all'altra, butto fuori l'aria, ruoto, inspiro e lo vado a prendere dall'altra parte. Ok, per chi non ha il compagno lo possiamo fare benissimo con le gambe piegate, guardo dietro, inspiro e giro dall'altra parte. Questo era il secondo. Terzo esercizio, di nuovo in posizione di plank, lasciamo sempre un mezzo metro dall'altra persona, tocchiamo la spalla e scendiamo, tocco la spalla dall'altra parte e torno qui, benissimo, sempre mantenendo l'addome contratto. Per chi lo fa da solo, uguale a prima, sollevo il braccio dritto avanti in linea con le orecchie. Bene, ultimo esercizio dei quattro, abbiamo il sit up con i piedi a farfalla, siamo fronte a fronte, piedi a farfalla, una persona tiene il peso, l'altra senza, e poi quando veniamo su ce lo scambiamo, ma entrambi facciamo l'addominale. Vai, scendi srotolando bene la schiena, inspiro e fuori, inspiro e fuori. Questo è l'esercizio a coppie. Per chi non ha la coppia lo fa da solo, srotolo bene la schiena, scendo, inspiro e salgo. Ok? Benissimo, facciamo partire il tempo. Pronti col primo? Pronti col primo? Ci tocchiamo la mano in posizione di plank. 3, 2, 1, via! Durissimo l'addome! Non dovete mollare la linea del corpo! Inspiro dal naso e fuori dalla bocca! Ancora 3 secondi! Ok, pausa! Benissimo, schiena contro schiena! 3, 2, 1, via! Fate bene la torsione del busto! Bravi, non vogliamo! Pausa! Pausa! Ci rimettiamo in posizione di plank e adesso andiamo a toccare la spalla! 2, 1, via! Duro l'addome! Inspiro dal naso e fuori dalla bocca! Non bisogna muovere il bacino! 3, 2, 1, pausa! Ok! Fronte, fronte! Piedi a farfalla! 2, 1, via! Srotolo bene la lombare quando scendo! Quando salgo guardo l'ombelico! Fuori bene l'aria, inspiro! Pausa! Secondo giro, di nuovo iniziamo dal plank con il tocco della mano! 3, 2, 1, via! Ehi, dai, dai, non vogliamo! Vediamo chi lo fa in coppia, chi è il più scarso della coppia! 5 secondi ancora! Pausa! Schiena contro schiena! 3, 2, 1, via! Fate bene la respirazione! 10 secondi ancora! Pausa! Via!
via! Benissimo, non vogliamo! Devo vedere se va tutto bene, non mollate! Bravi, ciao Flavia! Mille, alzati dal divano! Pausa! Benissimo, adesso fronte, fronte! 3, 2, 1, via! Rotoliamo bene la schiena! Ancora 5 secondi! Pausa! Ultimo giro, ultimi 2 minuti! Dai! Posizione di plank! 3, 2, 1, via! Bravi, bravi! Dai! Che bisogna smaltire quello che mangeremo sabato, domenica e lunedì! Duro l'addome, non mogliamo! 3, 2, 1, pausa! Schiena contro schiena! 5, 4, 3, 2, 1, via! Inspiro dal naso e fuori dalla bocca! Bravi! Dai, teniamo! Pausa! Ultimi 2! Posizione di plank, vado a toccare la spalla! Chi non ha il compagno lo fa a vuoto! Via! Modificato, ok? Adesso andiamo a fare 4 minuti Tabata. Il primo è uno squat, il secondo sono degli affondi posteriori incrociati, sempre a coppie. Pronti? Vi faccio vedere l'esercizio. Ok, Alice è prontissima. Togliamo il tappetino. Allora, primo esercizio, mano contro mano, scendo giù, faccio lo squat insieme. Salgo, strizzo bene addome e glutei. Scendo e salgo contemporaneamente. Chi non ha il compagno a casa lo fa a corpo libero. Ok? È uguale. Secondo esercizio, ok? Abbiamo gli affondi posteriori incrociati. Pronti? Via! Ok, vado giù bene col ginocchio, ve lo faccio vedere anche frontale per chi non ha un'altra persona con cui farli, vado giù, piego la gamba e la incrocio oltre l'altro piede, ok? Questi sono due esercizi da alternare, primo esercizio sempre 20 secondi, 10 secondi di pausa, modifico il tempo, ok? Totale 4 volte 1.
fatto quello squat, 3, 2, 1, via. Stringo bene attorno i glutei quando salgo. Petto bello aperto. Bene. Ancora 7 secondi. Pausa, sciolgo. Adesso abbiamo gli affondi incrociati. 3, 2, 1, via. Vai. Bene, andiamo giù col ginocchio. Non chiudete troppo l'angolo del ginocchio. Dritti con le spalle. 5 secondi. Pausa. Sciogliamo le gambe e ricominciamo adesso con lo squat. 3, 2, 1, via. Vai. Dritto quando salgo. Hai ancora 10 secondi. Ciao Liz. Ciao Angie. Pausa. Sciogliamo. Adesso andiamo con gli affondi posteriori incrociati. 3, 2, 1, via. Secondi ancora. 5. Pausa. Sciolgo le gambe. Abbiamo ancora 2 minuti, eh? 3, 2, 1, vai con lo squat. Ok, salgo e scendo. Contraiamo bene l'addome. Benissimo, tutto ok. 3, 2, 1, pausa. Respiro bene dal naso e fuori dalla bocca. Andiamo con gli affondi. 3, 2, 1, via. Vai, 10 secondi. Sempre a coppie. Chi li fa da solo, faccio vedere l'alternativa per farlo in solitaria, ok? Sempre 20 secondi si lavora, 10 secondi si riposa. Siamo pronti? Comunque la Nutella no. Benissimo, allora fai gli esercizi. Ciao Steffi. Ok, bene, bene, bene.
si gira, piego e distendo. Quando ho le gambe piegate mi giro e poi distendo. Chi lo fa da solo è uguale, con le mani dietro, distendo, piego e mi giro e distendo di nuovo. Ok? Secondo esercizio, abbiamo i piedi, abbiamo gli easy party, vengo più indietro. Allora, si scende con le mani a terra, si distende il corpo, duro l'addome, si arriva in plank, ci si tira su con un saltino e si battono le mani senza salto. Scendo, addome, salgo, ok? Chi non ha il compagno lo fa uguale in questo modo. Ok? Siamo pronti? Sempre 20 secondi lavoro e 10 riposo. Pronti? Seduti uno di fronte all'altro. 3, 2, 1, via. Teniamo bene la lombare. Non dobbiamo mollarla, l'addome è sempre contratto. Inspiro e fuori. Dai, lo so che vi bruciano anche le gambe. Pausa. Ok, saltiamo i piedi. La Alice non so se arriva alla fine della lezione. 3, 2, 1, via. Dai, inspiro ed espiro. Andiamo? Ci siete ancora, vero? Ciao Marta, Riccardo! Dai, vai, teniamo! Pausa! Respiriamo in questi 10 secondi, ci mettiamo a terra! 3, 2, 1, via! Inspiro dal naso e fuori dalla bocca! Secondi, stop, ottimo, di nuovo sui piedi, down and out, 3, 2, 1, via, bene, inspiro bene dal naso, dai, non facciamo gli esercizi in apnea. Duro la donna quando vado in plank. Stop. Di nuovo a terra. Ne abbiamo ancora due di uno, due dell'altro. 3, 2, 1, via. Vai, bravi. Duro la donna. Di nuovo sui piedi, 5, 4, 3, 2, 1, via, dai, duro l'addome, non spanciamo quando andiamo in plank. Yeah.
siete ancora? Ciao Sofì! Ciao Chiara! Recuperiamo bene! Inspiro dal naso e fuori dalla bocca! Inspiro! Alice, sei? Alice c'è ancora, dai, forse per i prossimi 4 minuti Tabata e poi gli ultimi 6 ce la facciamo. Bevete un po' d'acqua finché c'è la pausa. Allora, prossimi 4 minuti Tabata andiamo a fare un altro lavoro per le gambe, per gli arti inferiori. Prima abbiamo fatto lo squat normale mano con mano, adesso andiamo a fare lo squat isometrico. Dopo lo squat isometrico, da alternare, abbiamo lo squat col salto e ci battiamo le mani. Per chi non ha il compagno, faccio sempre vedere l'alternativa. Ciao Connie! Ciao Ale! Ok, allora, primo esercizio. Mano per mano, scendo giù in squat. Rimango fermo immobile 20 secondi. Ok, per chi non ha il compagno lo fa uguale con le mani avanti, fermi immobili 20 secondi, teniamo la posizione, ok? Secondo esercizio, aspetta che ci dobbiamo mettere giusti perché sennò prendiamo una testata sulle travi. Allora, fronte fronte, vado giù in squat, carico, salto e batto le mani. Ok, se non avete un coinquilino o qualcuno con cui fare gli esercizi, lo facciamo da soli. Carico e salto, ok? È abbastanza duro per le gambe, visto anche gli affondi e gli squat che abbiamo fatto prima, ma ce la faremo, mi raccomando, eh? Pronti? Sempre 20 secondi lavoro, 10 riposo. 3, 2, 1, via! Belle aperte le spalle, teniamo la posizione. Inspiro, respiro. Non vogliamo. 3, 2, 1, stop. Sciolgo bene le gambe, adesso ci prepariamo per il salto. Squat col salto. 3, 2, 1, via! Vai! Bene, carico e via! Uno di nuovo in isometria. Ricominciamo con lo squat col salto, 3, 2, 1, via!
Vai! Vai! Vabbè. Vai! Bene! Dai, saltate con noi! Stop! Sciolgo bene! Recupero, respiro, respiro! Ultimo giro! 3, 2, 1, via! Inspiro profondo dal naso, fuori dalla bocca, pensate a qualcos'altro! Dai! Alla merenda, dice la dice! 3, 2, 1, stop! Sciolgo bene le gambe! Dai, ultimo sforzo! Pronti? Vai col salto! Stop! Bravissimi! Bravissimi! Ci siamo? Ti dicono di non mollare, Alice! Sì, sì, evviva, evviva! Abbiamo gli ultimi 6 minuti di lavoro! E poi abbiamo finito. Ci siamo? Sì, perfetto. Allora, prossimi 6 minuti andiamo sempre a lavorare in coppia. C'è sempre l'alternativa per chi fa gli esercizi da solo. Lavoriamo 6 minuti come il Tabata che abbiamo fatto all'inizio qui plank. E 20 secondi sempre lavoro, 10 secondi per modo di dire riposo, ok? Siamo arrivati quasi alla fine, non molliamo perché poi ci sentiremo sicuramente meglio. Ok, siamo pronti? Vi spiego gli esercizi. Allora, aspetta che preparo il tempo. Ok, allora, mentre una persona fa il plank sui gomiti, l'altro della coppia fa il salto oltre le caviglie, destra e sinistra. Quindi io 20 secondi sto in plank e l'Alice 20 secondi salta. Ok? Benissimo. Questo è il primo intervallo. Pausa 10 secondi, ci si cambia. L'Alice va a fare il plank, non è finito di farlo, e io faccio vedere solo una volta e io faccio i salti. Ok? Sempre per 20 secondi. Chi non ha il compagno fa prima il plank da solo, nel secondo intervallo fa i salti laterali come se ci fosse qualcuno da saltare. Ok? Questi sono i primi 2 intervalli. Il terzo e il quarto abbiamo una persona che fa l'addominale crunch normale con le gambe piegate. Ok? L'altra persona si appoggia sulle ginocchia e fa i dip, la schiena è bella dritta, scendo mentre l'Alice fa il crunch. Io faccio i dip e lei fa il crunch. Fuori l'aria e inspiro. Ok? Poi ci si inverte, io vado a terra a fare i crunch e lei viene a fare i dip. Andiamo a lavorare per i tricipiti. Chi non ha il compagno fa prima il crunch a terra classico da solo e poi per fare i dip me li fa a terra, gambe piegate, mani dietro, gomiti piegati, distendo bene le braccia, il movimento è minimo e piego, appoggio il sedere un attimo e distendo. Non devo fare questo col bacino, il bacino non si muove, solo il braccio, fuori l'aria e inspiro, fuori inspiro, fateli belli rapidi visto che il movimento è corto. Ok? Vediamo se è tutto ok. Benissimo. Ok, siamo pronti? Io comincio con il plank e l'Alice con i salti.
5 secondi ancora. Pausa. Benissimo, adesso ci cambiamo. Adesso vi faccio vedere l'alternativa per chi non può saltare. Pronti? Via. Vai. Chi non può saltare fa questo. Mette un piede di qua, un piede di là. Ok? Bene. Dai, non vogliamo. 5 secondi. Pausa. Ok? Adesso io vado a terra a fare il crunch e la lice fa il dip. Pronti? Via. Fate bene la respirazione. Dritte le spalle nel dip. 5 secondi. Pausa. Cambi. Cambio. 3, 2, 1. Via. Thank you.
siamo? Ok, l'allenamento di oggi è finito, adesso facciamo un po' di stretching e scarico della schiena. Allora, in piedi, in equilibrio, oppure se volete anche appoggiati, allunghiamo il quadricipite. Avviciniamo bene il tallone al gluteo e tiriamo un po' indietro il ginocchio. Inspiro ed espiro. Sciolgo, cambio gamba. Come stiamo? Ci siamo ancora? Alice non parla più. Sciogliamo bene le gambe. Ok, adesso gamba tesa, piede a martello, l'altra gamba piegata, scivolo giù lungo la gamba distesa, il piede a martello, cerco di prendere il piede. Se non arrivo al piede mi fermo alla caviglia, sempre però con la gamba tesa. Vai, sempre 20-30 secondi. Video e la tartaruga sulle gambe, grande! Ciao a tutti! Mi raccomando, fate con noi stretching, che è importante. Dopo, anche quando spengo la diretta, continuate a fare un po' di scarico della schiena. Ciao Dani, lo so che ti mancavo. Cambiamo gamba. Allungo bene, inspiro ed espiro. Salgo, sciolgo le gambe. Recupero il fiato. Dentro bene dal naso. Trattengo un attimo. Svuoto tutto fuori dalla bocca. Inspiro e fuori. Ok, adesso facciamo finta che la lice sia il muro. Ok, braccio teso e mi giro dalla parte opposta. 20 secondi da un braccio, 20 secondi dall'altra parte. E poi lo fa anche il compagno. Se avete a disposizione un muro, potete farlo anche con il muro. Allora, volevo ricordarvi che più tardi alle 18.30 c'è l'ultima lezione di oggi con Samuele Molon di Cross Cardio. Mi raccomando, non mancate, tutti carichi anche per l'ultimo allenamento di questo giovedì, ok? Volevo ringraziare tutti per aver partecipato alla lezione, speriamo che ce ne siano altre. Continuate a seguirci sulla pagina Facebook e Instagram del ginnasio. Vi ricordo che io sono Deyla Boni da Verona, ma non dimentico le mie origini del mio paese mozzecane. Un bacio a tutti, ci vediamo presto e state a casa, mi raccomando, ma muovetevi in casa, ok? Ciao a tutti, un bacio da me e ciao. Alice, che è ancora viva. Ciao ciao!